Pronto. Mister, buonasera. Ottimo primo tempo dei suoi, dal suo punto di vista forse peccato per aver preso l'1-1 subito dopo l'1-0. Il Catanzaro è tenuto 10 volte in fuorigioco, forse sull'1-1 è stato un errore della difesa, oppure che cosa? Ma l'1-1 lo voglio rivedere. O il 2-1 lo voglio rivedere. Ah, il 2-1. Sì, il 2-1 non è... diciamo che sono stati, anche io, onestamente lo devo rivedere. Però evidentemente potevamo far meglio, forse il nostro giocatore non ha dato la giusta copertura, loro erano molto bravi a mettersi nello spazio alle spalle della prima punta che veniva incontro e sono stati bravi a perfettarmi. Sicuramente potevamo far meglio. Senta, il primo tempo una virtus davvero importante, anche il coraggio di venire a prendere alto il Catanzaro, una marcatura uomo su Maia, una partita preparata bene che stava comunque dando anche i suoi frutti. Però l'ultimo tempo si è vista anche fisicamente, oltre che mentalmente, una squadra diversa. Cosa è cambiato? Penso che entrambe le squadre abbiano abbassato abbastanza i ritmi nel secondo tempo, perché quelli del primo penso fossero insostenibili un po' per tutti. Venire a giocare a Catanzaro, a mio avviso, hai due strade. O ti chiudi e soffri per 90 minuti ed è molto probabile che perdi. Oppure provi a venire a giocare con coraggio, insomma è quello che abbiamo fatto. Qualche volta ti può andare bene, è chiaro che devi essere anche consapevole che puoi andare incontro a situazioni di uno contro uno col portiere, come ci è successo. Abbiamo provato a limitarlo, ma è chiaro che grande qualità, siamo stati bravi a metterci in difficoltà, anche se io onestamente sono contento della prestazione di noi. Complessivamente però la vittoria del Catanzaro è merita. Sì, il Catanzaro ci mancherebbe, è una squadra forte. A me dispiace perché il passivo è troppo forte, dispiace, la cosa che più mi amareggia è che abbiamo preso gol immediatamente l'1-1 dalla palla al centro. Fossimo riusciti a mantenere il vantaggio 10 minuti in più, magari fino a fine primo tempo, probabilmente sarebbero in maniera diversa, però questo non si può dire. Quindi insomma accettiamo il risultato. Ripeto, sono contento della prestazione e del coraggio, meno il risultato perché è un po' troppo rotondo, però ci abbiamo provato. Mister, in effetti non sono molte le squadre che almeno in questo periodo abbiamo visto venire a Catanzaro e giocarsi alla fisa aperto. Le ha dato merito di questo, come diceva giustamente lei, probabilmente il momento decisivo è stato il gol preso subito dopo essere passati in vantaggio. Aveva preparato evidentemente così la partita, non solo difesa, ma cercare di fare male anche. Catanzaro è una squadra che se la lasci palleggiare ti devasta, insomma. Noi dovevamo necessariamente essere aggressivi, non fare neanche strappare il pallone. A volte ci riesce, a volte no. E l'abbiamo fatto, secondo me, abbastanza bene per diversi tratti della gara. Non sempre ci siamo riusciti, a volte sono stati bravi a saltarci nell'uno contro uno, perché hanno grande qualità. Però sì, il fatto di aver preso gol immediatamente certamente ci ha danneggiato, però insomma andiamo avanti. Ci sarà andato avanti anche perché nel calendario comunque l'avete fatte quasi tutte. No, senza quasi. Un giudizio su tutte. Diciamo che la regina l'abbiamo affrontata la prima giornata, quindi non so quanto sia cambiata adesso rispetto al passato, però sicuramente per quello che ho visto io, per le squadre, per come abbiamo affrontato Regina Ternana e sicuramente anche il Catanzaro, sono le squadre che mi hanno fatto la migliore impressione. Io penso che sicuramente anche il Bari, bisogna vedere il Catania, queste 4-5 squadre penso che se giocheranno il primo posto fino alla fine. E voi, mister? Noi cerchiamo di fare un bel campionato, cerchiamo di dar fastidio, cerchiamo di valorizzare qualche ragazzo, cerchiamo di giocare con coraggio e di dare soddisfazione alla nostra società, ai nostri tifosi e alla nostra città. Grazie.